Ok, ciao a tutta, a tutte, non riesco a dirlo. Ah, ecco, vedi, si aspettava un secondo, dicevo ciao a tutte perché sta entrando Yaella, è qui, sì, in Israele, Yaella. No, vengono i colpi. Ok, allora aspettiamo un attimo che è entrata e poi vediamo gli Omion. Oppa. Allora, gli Omion di oggi dice... Il Tzemach Tzedek, che è il terzo rebbe di Chabad, raccontò nel 5569, che corrisponde al 1808, sentimmo da mio nonno, l'Admor HaZaken, per la sesta volta il Ma'amar, il discorso Ushaftem Maim, il primo con questo titolo che si incontra in Likutei Torah, e l'esperienza ricordò il detto della Gemara, che dice, da lì essi attingevano, fra parentesi, lo Spirito Santo. Iona ricevette alla celebrazione dell'attingimento dell'acqua il dono della rivelazione profetica. Noi abbiamo ricevuto senza fine. La fine sarà l'arrivo di Moshiach, poiché la fine è impiantata nell'inizio. Ok, allora... Sperando che vada tutto bene, iniziamo, ma forse in via del tutto estemporanea, un po' delle mie impressioni sugli incidenti in cui uno capita e come provare a guardarli in positivo, per quelle che sentiranno anche dopo. Io stamattina ero in dubbio, faccio una lezione, non faccio una lezione, mi spiaceva non farla. Ed ero molto consapevole all'inizio della mattina, prima di pensare alla lezione, che in Italia, nel resto del mondo, c'era il secondo giorno di festa. Oltretutto me ne ero anche ricordata in più, proprio perché aprendo in WhatsApp il gruppo in cui si dicono i Teilim per Avrodal. All'inizio mi sono stupita e ho detto, com'è che è tutto fermo e nessuno dice più niente? E lì mi sono ricordata, perché quando si vive in Israele si rischia di dimenticare che esiste anche un resto del mondo. E mi sono detto, ah beh, certo, nel resto del mondo ancora fanno festa. Quindi da una parte avevo la consapevolezza che nel resto del mondo è festa, dall'altra parte avevo in mente la lezione, ero consapevole di due cose e non le ho messe insieme. Nel senso che non le ho messe insieme, che per me, dopo Baruch Hashem, Elisheva Silvia me l'ha fatto notare, Baruch Hashem, l'ho ringraziata e super ringraziata, correggendo l'invito, correggendo le cose per non dare adito, probabilmente non l'avrei forse fatta per non dare neanche la possibilità per sbaglio che qualcuna, Chas v'Shalom, entri e usi internet nel giorno di festa. Però dopo, posteriore, ho pensato che forse uno può vedere le cose in una maniera più da Geulah, nel senso che non è che le due cose non le ho messe insieme, ma che per me stavano insieme benissimo, nel senso che gli due opposti non si disturbavano assolutamente, stavano bene insieme. E questo è, cioè, a quel punto mi è venuto da ridere perché ho detto sempre c'è un modo di vedere le cose in una visione già di come sarà. E vi passo un'altra mini esperienza che ho avuto oggi e poi cominciamo con la lezione vera e propria. La mini esperienza è stata questa. Non so se a voi capita, ma a me capita e quando sono piuttosto sullo stanco, un po' più in pressione, non impressione, in pressione. Capita che anche nella Avodat Hashem purtroppo le cose vanno un po' per spinta, non per certo entusiasmo, per cui momenti in cui uno non avrebbe voglia, non riesce a concentrarsi, la tfila la fa proprio peggio anche del solito, qualsiasi cosa. E a quel punto, come spesso abbiamo detto, lì il nostro Yetzer ci gioca alla grande perché
ingrandisce la cosa, mette lì una bella lente di ingrandimento di modo che tu la vedi enorme e cominci a pensare quanto non vai bene e quanto sei inadeguato e non ce la farai mai, eccetera. Mentre ero in una di questi momenti e cercavo, a un certo punto ho avuto un'illuminazione che ha portato un momento, non è durato tantissimo, ma un momento di pace, serenità e gioia nel cuore che mi ha proprio quelle cose che ti stupiscono, perché mi sono resa conto che davanti a tutta la spinta che c'era di non me la sento, non ho le forze, non ho così, però ho detto, ma io lo sto facendo lo stesso. Se lo sto facendo lo stesso, vuol dire che qualcosa dentro di me ci tiene, perché se no, se non me ne importava, non lo facevo proprio. Ok, che magari lo faccio male, ma vuol dire che lo voglio fare. Questa cosa qui di scoprire, non di scoprire, di sentire, prometto che la voglio, che c'è una parte che la vuole fare, quella parte diventa la parte preminente e il resto diventa, si mette in secondo piano e anche tutto l'umore cambia, la gioia si fa vedere. Per cui sono piccole esperienze, ma per me preziose, perché ti fanno vedere che davanti a ogni cosa è possibile vederla in un modo o nell'altro. La tendenza è sempre di vederla nel buio, il mezzo bicchiere vuoto, se non qua, quando che l'intero bicchiere è vuoto, mentre è sempre, sempre possibile, sempre vederla in un altro modo. Bezrat Hashem. Allora, vediamo un attimo di fare un po', non so se chiamarla panoramica, non farò magari grandissimi approfondimenti, però forse uno sì, sul significato di questa festa, di questi giorni in cui siamo entrati, tenendo presente che tutto è collegato, per cui il percorso che abbiamo cominciato col primo di Elul e che si è portato avanti con le feste di Tishrei è tutta una salita che poi deve arrivare ad una discesa. Cosa vuol dire? Non una discesa nel senso che si peggiorano le cose, ma una discesa nel senso che tutto quello, la potenza spirituale che abbiamo toccato, che abbiamo sentito, che abbiamo raggiunto nelle feste finora, soprattutto a Yom Kippur, viene il momento in cui devi tirarla giù, devi poterla vivere qui. Infatti a Yom Kippur quello che abbiamo provato, non so voi, ma c'è cioè il momento in cui ogni volta ne atfilà di Neilah, io aspetto qual è il momento in cui qualcosa proprio si apre e non so mai quando la cosa succede, anche perché è vero che esiste una certa stanchezza, nel senso che stare in piedi, poi non so per voi, ma per me correre dietro al ritmo della tfilà col mio ebraico, come io leggo l'ebraico, non è come lo leggono in un Beta Knesset. Per cui riuscire a stare in qualche modo dietro è un lavoro non semplice. Arriva un punto che le lettere si vanno una sopra l'altra e non vedi più niente. Però io so che la cosa cresce, qualcosa cresce dentro, a un certo punto qualcosa si apre. E di fatto, proprio alla fine, anche prima, proprio alla fine, quando si dice 7 volte Hashem Elohim e lo si grida proprio, vedo che la voce neanche mi usciva, da tanto usciva rotta dall'emozione. A quel punto la tendenza è stata di dire benvenuto, come sono contenta di incontrarti, Yechida Sheli. Yechida è quella parte unica, unita completamente da Kadosh Baruch Hu, è l'essenza della nostra anima che è dentro ognuno di noi, che si nasconde, che non sentiamo, non vediamo. E poi a un certo punto spunta fuori ed è così un piacere incontrarla. Che proprio ho detto benvenuta, che piacere incontrarti. Però siamo consapevoli che arrivare a questa sensazione della nostra unione con Dio, della nostra elevazione, è stata favorita intanto anche dal duro lavoro che abbiamo fatto fino a quel momento, ma anche dal fatto che abbiamo passato una giornata completamente diversa da qualsiasi altra giornata, perché una volta che uno non beve, non mangia e se ne sta tutto il giorno praticamente a Beit HaKnesset a pregare e si stacca da ogni cosa materiale, è chiaro che la giornata è diversa e che qualcosa di diverso succede anche dentro di noi.
Però ora che siamo riusciti a conquistare tutto questo, a sentire quantomeno tutto questo, si pone il prossimo compito veramente di portarlo giù nella vita, anche quando mangi, anche quando bevi e anche quando non sei occupato tutto il giorno nella tua tfilà. Per cui lo strumento che Dio ci dà per riuscire a prendere il tutto e a portarlo qui è proprio la festa di Sukkot, dove arriva poi al suo culmine con la festa che la segue, che è Simchat Torah. Ora, gli strumenti che ci vengono dati per questo sono i due aspetti che configurano più di tutti questa festa. Uno è la Simcha, la gioia, e l'altro è l'unione. E anche l'unione e la Simcha sono collegati, la gioia sono collegati, perché quando un ebreo si sente unito ad HaKadosh Baruch Hu e si sente veramente unito agli altri ebrei, non può non provare gioia, semplicemente non può non provarla. Per cui le due cose si uniscono. Però andiamo qui a esaminare qualcos'altro. La gioia è qualcosa che arriva a esprimersi fuori. Invece c'è un piacere interiore che è Oneg, che è qualcosa che senti dentro. E Oneg può essere anche molto più forte in qualche modo della gioia, quantomeno molto più profondo. E quando noi ci siamo arrampicati nella nostra scala a Yom Kippur e l'incontro con HaKadosh Baruch Hu, quello possiamo chiamare Oneg, quel livello lì, perché è proprio il piacere di essere uno, è un piacere anche inesprimibile, non lo puoi tanto raccontare, spiegare a parole, è qualcosa che è al di sopra della logica, non è spiegabile, non ha parole. E tutto il livello che abbiamo raggiunto è al di sopra della logica. Noi però vogliamo che questo al di sopra della logica rientri anche in questo mondo dove noi possiamo avere un contatto con l'infinito, con l'al di sopra della logica, mentre siamo nella materialità della vita quotidiana. E quando riusciamo a fare questo, quello che dentro era un piacere interiore più custodito arriva a riempirci al punto tale che diventa simcha, che diventa una gioia che non ha più la capacità neanche di non essere espressa. La cosa più caratteristica della gioia è che non puoi tenertela. Quando hai veramente una gioia, non ce la fai a tenertela. Salti, balli, canti. Se è vera gioia, i piedi cominciano a saltare, non stanno più fermi. E questo è quello a cui arriveremo a Bezrat Hashem anche a Simchat Torah, ma anche parleremo un attimo anche della Simchat Becheva, eccetera. Ora, prima di passare un po' passo passo le varie fasi, vorrei ancora forse riuscire a capire insieme dov'è veramente la fonte del piacere vero e della gioia. E quando capiamo che questa fonte è veramente nella sensazione sentita della nostra unione con HaKadosh Baruch Hu, a quel punto questo deve portare, quando riesce in qualche modo a essere più manifesto in noi stessi, deve portare a quello che io considero perlomeno nella mia Avodat Hashem, come lo scopo principale è che non è facile, ma che è imprescindibile. E lo scopo è che il piacere, l'oneg, il piacere, e di conseguenza poi anche la gioia, deve essere la sensazione che accompagna e che impregna il mio servizio divino. Cioè, io devo riuscire a fare le mie mitzvot con entusiasmo, con gioia, con piacere, riuscire a avere piacere di ogni mitzvah che faccio, perché in quel momento sento che si manifesta la mia unione con Dio. Finché non spunta un po' di questo, non sono, credo, sulla strada giusta. La rivelazione di questo
in modo più generale, completo, chiaramente l'avremo nella redenzione, però deve potersi fare adesso strada dentro di noi questo tipo di unione che ci porta a unire anche il sentimento, non soltanto il fatto che io so che sono ebreo, so che devo fare le mitzvot. E faccio le mitzvot e so che Dio è anche contento se faccio le mitzvot, ma Dio non mi ha dato le mitzvot per farlo contento, le ha date per noi per rivelare la nostra unione con Lui. E questa unione, quando è rivelata dentro di noi, è la vera e unica fonte di vero piacere. Ogni altro piacere, noi lo sappiamo che inseguiamo in questo mondo, quando abbiamo. Si fa per dire raggiunto, ci lascia con la bocca amara del e adesso, e si passa al prossimo ed è una corsa continua che non arriva mai da nessuna parte. Eppure in genere continuiamo lo stesso così. Bisogna sapere a un certo punto dare uno stop e dire a noi stessi, chiederci dove noi cerchiamo veramente il nostro vero piacere. Ora, noi sappiamo che la festa di Sukkot, con tutte le mitzvot che ha, prende il nome in ogni caso dalla Sukkah. Quindi, anche per il fatto che la Sukkah è la prima mitzvah che facciamo, le quattro specie facciamo la benedizione la mattina dopo, quando non è Shabbat, che addirittura è il giorno dopo. Ma la Sukkah è subito, è la prima. E di fatto la Sukkah ha anche una importanza e dei valori che sono, quando piano piano un po' li si scoprono di più, credo che uno non può entrare in una Sukkah senza sentire in qualche modo un'emozione. Noi sappiamo che oltre a ricordarci le capanne nelle quali abbiamo vissuto quando siamo usciti dall'Egitto, dove quello che vengono anche non paragonate, mi viene anche detto che corrispondono anche alle nuvole della gloria che ci hanno accompagnato. Però oltre alle nuvole della gloria, sì, quello che invece è un'altra interpretazione che riguarda essenzialmente il tetto della Sukkah. Il tetto della Sukkah è la sua parte fondamentale, nel senso che le pareti possono essere pareti di qualsiasi tipo, di qualsiasi materiale, puoi usare anche un muro già esistente, puoi usare un po' di tutto per le pareti. Però quello che poi contraddistingue la Sukkah è il fatto che ci metti il tetto e con una serie di regole di che cosa deve essere fatto il tetto, che non deve appoggiare direttamente su materiali come ferro o altro, per cui le stacchi con delle assi di legno in genere, e però il contorno, le mura della Sukkah potrebbero anche stare lì tutto l'anno e non disturba la cosa, solo che per essere una Sukkah valida devi togliere il tetto se mai c'era prima e devi rimetterlo. Per cui il tetto ha una sua importanza, in qualche modo più di altre cose, e il tetto viene paragonato all'incenso che saliva nel Kodesh HaKodashim, nel giorno di Yom Kippur, per cui già cominciamo a vedere come delle cose che noi abbiamo raggiunto nelle feste, adesso le portiamo giù, possiamo averle qui giù. E la loro forza agisce su di noi qui. Quando il Kohen Gadol faceva bruciare l'incenso nel Kodesh HaKodashim, c'era questa colonna di incenso che saliva fino al soffitto e poi si allargava. Ora l'incenso ha un valore fra le offerte che venivano fatte, un valore che viene reputato fra il più gradito, il più elevato. Per Akadosh Baruch Hu, è qualcosa che ha una forza che altre cose non hanno. E poi anche una prova se ne ha nel fatto, se ci ricordiamo nella storia dell'epidemia che Dio aveva provocato per punire Am Israel e a un certo punto
è stata data la possibilità a Moshe HaKohanata Aaron di correre a portare a fare l'incenso, e questa qui avrebbe, l'incenso avrebbe fermato la mortalità. Per cui l'incenso ha un potere che è estremamente più elevato di altre cose. E se si confronta con anche con la parola Corban, Corban è un qualcosa che viene, qualcosa che può essere un animale, come può essere anche dal mondo vegetale o dal mondo minerale, è un qualcosa che Mekarev, Corban dal senso di Kiru, ci avvicina ad Akadosh Baruch Hu. Avvicinarci a Kadosh Baruch Hu vuol dire che è una grande elevazione per noi, ma avvicinare vuol dire comunque la presenza di due cose che sono separate, ma che finalmente Baruch Hashem sono vicine, che è una grande cosa, ma non è il top. L'incenso, il Ktoret, anche per il suo significato, ha il significato proprio di unire. Unire in unione assoluta. Quindi, quando l'incenso veniva bruciato nel giorno di Yom Kippur, aveva questo potere incredibile veramente di espiare qualsiasi peccato, dove davanti a questo non c'era più, non esisteva più il peccato di Am Israele. E com'è possibile, uno si chiede com'è possibile questo, questa elevatezza, com'è possibile riconoscere la Neasukà, che appunto Asukà è fatta anche di materiali semplici in genere, il tetto sono delle semplici, spesso volentieri, foglie di palma, che una volta che le hai staccate dal palma, dopo un po' si seccano, le butti via, insomma non hanno più valore. Quindi come può essere paragonato l'incenso che era nel Kodesh HaKodashim con il tetto della succa. Ora qui ci sono alcune spiegazioni veramente belle, a mio avviso. Una è il fatto che se andiamo ancora avanti un attimo col confronto fra i Korbanot e l'incenso, vediamo che i Korbanot degli animali, per esempio, potevano essere portati solamente da animali puri. Nessun animale impuro poteva essere offerto. Quando vai invece a vedere i componenti dell'incenso, gli 11 componenti dell'incenso, fra questi ve n'era uno che era proprio impuro, veniva dal sangue di un animale, da qualcosa, insomma, che non aveva niente di puro. Eppure proprio questo dava anche il profumo migliore all'incenso. Cosa vuol dire questo? Ed è qualcosa che veramente è collegato anche al livello che si raggiunge a Yom Kippur, dove l'unione, cosa che l'incenso ha questa forza di rivelare l'unione completa dell'ebreo con Dio, quando si rivela questa unione è al di sopra del peccato, quindi non gli tocca più il puro impuro, è al di sopra. Ma nonostante è al di sopra, ma rivela qualcos'altro che rivela. Che la Sukkah ci rivela. Allora viene detto, oppa, nel Shir HaShirim, che è tutta un'analogia che di fatto parla dell'amore tra Dio e Am Israele, viene detto Smolò tachat roshi e yeminò techabkeini. Allora, che vuol dire la sua destra sotto la mia testa e scusa, la sua sinistra sotto la mia testa e la sua destra mi abbraccia. E viene spiegato che la prima parte si riferisce, scusate un attimo, la prima parte, che è la sinistra in genere, la parte sinistra nella Torah, vuol dire la gvurah, il rigore, il din, il giudizio sotto la mia testa, e questo si riferisce alla prima parte del mese di Tishrei con Rosh Hashanah e Yom Kippur, dove con tutto che il tipo, abbiamo detto non molto tempo fa, che il tipo di tshuva che
al quale ci innalziamo come tipo di lavoro non è più solo la tshuva che si fa per timore, ma è quella prodotta dall'amore. In ogni caso c'è una grossa componente di comunque di riverenza, di timore, non ti metti a ballare proprio nei 10 giorni di tshuva, tantomeno a Yom Kippur, nonostante che, parentesi, il passaggio poi al momento della gioia, che è la fase successiva, presorrebbe era qualcosa, e se vai in un qualsiasi Bet Knesset di Chabad, in piccolo questa cosa c'è ancora, ma con la descrizione che mi hanno fatto vorrebbe era qualcosa di inimmaginabile. Cioè, una volta l'ho raccontato, ma forse ve lo racconto ancora perché è veramente speciale. Si vede negli anni in cui 770, posto dove riceve preghe, eccetera, si era allargato, e le persone che venivano erano ormai in un numero da riempirlo, cioè, un numero, faccio un'altra parentesi, una parentesi, questo l'ho raccontato tanti anni fa, che una volta che ero a 770, che ho avuto questo Schutz, questo merito di essere lì, non mi ricordo se era Rosh Hashanah o qualcosa, e ero su nella Esrat Nashim, e poi era in un periodo, sì, e mio figlio anche era lì, o c'erano lì delle persone con le quali poi dovevo andare a casa loro per la cena, e dove non sapevo bene dove andare, so, dovevo controllare quando. E a un certo punto mi rendevo conto, guardando dall'alto, che in questa marea di Ma non so, oceano, oceano immenso, non potevi riconoscere nessuno. Per cui a un certo punto ho detto: faccio prima a uscire su un terrazzo che c'è fuori, che è proprio sopra l'uscita degli uomini, guardo man mano che escono, così prima o poi li becco. Passa mezz'ora, passa il tempo e continuano a uscire. E continuo a non vedere niente. A un certo punto, dopo che è passato veramente parecchio tempo, dico: non so, forse sono fermati dentro. Torno dentro, era pieno. Questo soltanto per dare un attimo un'impressione di che cosa riesce a starci là dentro, che ricordo un po' il Beit HaMikdash, che stavano stretti, ma poi si potevano inchinare e c'era posto per tutti. In ogni caso, quando ha cominciato a venire sempre più persone, a Yom Kippur, prima all'inizio, quando non c'era così tanta gente, il Rebbe pregava allo stesso livello, di tutti. Poi gli hanno messo una pedana dove lui stava sopra, un palco, una pedana, dove stava su questo. Man mano passavano gli anni e la situazione, questo palco si alzava, ma quando arrivava alla fine della preghiera di Neilah e prima di suonare lo shofar, il Rebbe saliva su una sedia, che negli anni poi questa sedia era su un palco, su un palco, su un palco, per cui se ne senti che sarà 5 metri di altezza, arrivava praticamente a toccare il tetto, poi, e col talit sulla faccia, chi era sotto lo vedeva, il Rebbe rosso come non so cosa, cominciava a cantare la marcia della vittoria, che era la marcia di Napoleone, e che viene usata nella preghiera. In alcune occasioni il Rebbe ha preso anche con l'inno francese ha fatto la stessa cosa, ha preso delle melodie specifiche e le ha, come dire, ha portato via la forza che era dall'altra parte, e le ha rovesciate, le ha portate nella Kedusha. E lì si vede il Rebbe che con il suo gesto, ma rosso, e che va avanti per un tempo enorme. Io spero che Golda, conoscete Golda? Che non sia da lì. Speriamo, se mi aiuti. Quindi era come un passare da un momento in cui tutti sono comunque dentro una sensazione comunque di gvurà, di ra, di timore,
è un passaggio immediato alla gioia, ma qualcosa che è incredibile vedere. Se vai, se andate in una. Io vi consiglio di andare in Yom Kippur, in Betakneset Chabad, vedi in genere succede questo, che per un po' di minuti tutti quanti, e vedi anche tutto il pubblico che va su e giù con questa marcia di vittoria, di gioia, con cui esci dal giorno, ma esci vittorioso, esci assolto e vicino ad HaKadosh Baruch Hu. Comunque, nonostante questo, siamo. Siamo in ogni caso in una fase diversa che poi arriva alla fase di Sukkot, di Simchat Torah, che è la fase dell'espressione esteriore della gioia che viene proprio fuori. E questa parte viene detta come la tua destra, quindi la destra, la bontà e l'amore, ti abbraccia. E questo è l'amore di Dio. Allora, la storia del ti abbraccia, e questo se la cogliamo bene, ci darà veramente tutta l'emozione con la quale noi entreremo d'ora in poi nella succa, che è questo. Quando si vuole esprimere amore, in genere ci sono vari modi di esprimere l'amore. Il più normale, più usato è quello verbale, per cui a un certo punto è facile che una persona che vuole bene un'altra persona gli dica ti voglio bene, ti amo. E guardandola in faccia dice queste parole, e se queste parole escono veramente dal cuore, hanno un impatto molto forte sull'altra persona, possono cambiare vite, cose del genere. C'è chi proprio per mancanza di espressioni simili ha avuto molto più difficoltà nella vita, per cui ci rendiamo conto che è qualcosa che può avere un grandissimo valore. Però non è l'unico modo di esprimere amore, ci sono altri modi, e l'altro può essere il bacio. Il bacio può essere qualcosa che si può considerare anche più forte nell'espressione dell'amore, perché è come se è qualcosa di prorompente che viene e che non può essere espresso a parole. Quando qualcosa non può espressare parole è perché è più forte, che la parola non può essere un contenitore per quel sentimento, per cui viene fuori in un altro modo. E si parla qui genitori figli, marito e moglie, eccetera, eccetera. Vi è poi un altro modo che a volte può essere addirittura anche più forte, che è quello dello sguardo. Dicevano che avevano fatto un esperimento, mettendo gruppi di persone, comunque mettendo uomo e donna, o due persone, uno davanti all'altro, dove il compito che veniva dato era quello di guardarsi negli occhi e così comunicarsi senza parlare, magari marito e moglie. E da lì sono venute fuori cose interessantissime. Con sorrisi profondi che a un certo punto sono emersi, dove persone che magari si parlano sempre, magari non si sono mai veramente messi lì a guardarsi negli occhi. Gli occhi sono una finestra dell'anima, una finestra del cuore, per cui riuscire a guardarsi negli occhi, e quando vedi due persone che veramente si guardano, vedi passare delle vibrazioni, delle cose che sono inesprimibili anche in altro modo. E questi sono vari modi di trasmettere amore, però ce n'è un altro che è ancora più particolare, e che è l'abbraccio, che si differenzia parecchio. E l'abbraccio, vediamo che oltretutto è fra i modi che si ha di esprimere amore verso i figli, verso i bambini. Penso che l'abbraccio sia il più apprezzato dai bambini, perché delle parole sono importanti, ricordarsi di dirgli ogni tanto quanto ti voglio bene è senz'altro un messaggio che va passato. Sbaciucchiare i bambini in genere, per la mia esperienza, loro non sono i più felici del mondo di ricevere i nostri sbaciucchiamenti, ma ci sono anche quelli che magari sono contenti. Guardarli con un
con un sentimento di affetto, di calore, senz'altro entra dentro di loro. Però il bambino, soprattutto quando gli è successo qualcosa e corre da te, quello che desidera è essere abbracciato. Essere abbracciato è qualcosa, e qui arriviamo al punto. Prima di dire che cos'è questo qualcosa, arriviamo al punto di qualcosa che si connette con l'incenso di cui abbiamo parlato. L'incenso di cui abbiamo parlato, ricordate, abbiamo detto che nell'incenso può esserci anche una parte impura. Ora, questo tipo di amore, tutti i tipi di amore che abbiamo descritto fino adesso, per parola, per bacio, per sguardo, sono tutti frontali. Io guardo la persona e le rivolgo i miei sentimenti in un modo o nell'altro, però guardo la persona. Vuol dire che in un qualche modo, con tutta probabilità, l'amore che le esprimo è condizionato da quello che vedo dalla persona, perché vedo la persona. Per cui se la persona trova grazia ai miei occhi e mi piace per quello che dice, per quello che fa o perché ne so io, in qualche modo il mio amore è condizionato da questo. Cosa succede quando io abbraccio una persona? Io abbraccio la schiena, la nuca, cioè la persona non la vedo proprio. Quindi ci sono due particolarità nell'abbraccio. Uno, che non vedo la persona, per cui l'amore diventa un'espressione dell'amore incondizionato. Non importa chi sei, cosa hai fatto, se hai fatto qualcosa di male. Per questo dicevo il bambino, qual è la sua rassicurazione più grande dopo che magari ha fatto una marachella, viene lì piangendo, che ne so io, e comunque lo abbracci, sente che in ogni caso qualsiasi cosa che fa è amato. E questo è il significato dell'abbraccio. E davanti a tutti gli altri, tutte le altre espressioni di amore, l'altra persona può anche discostarsi dall'espressione, perché può non dar conto alle parole o non ascoltarle, o può girarsi quando gli viene dato un bacio, può scostare gli occhi quando una persona la guarda. Però quando abbracci una persona, quella non se ne va da nessuna parte. Nel senso che è l'espressione del non rinuncio a te, ti amo qualsiasi cosa tu fai, non importa la tua manifestazione esteriore, i peccati o i non peccati, le cose buone o cattive, come sei o cosa fai, ti amo comunque, nella tua essenza ti amo. E questo è l'abbraccio che la Sukkah ci dà, l'abbraccio che Hashem ci dà, è il Ktoret, è l'incenso. Questo è il Yemino Techa Keini. Ora, se noi arriviamo un po' a pensare a questo e quindi a un certo punto anche a sentire questo, quando una persona ti ama così incondizionatamente e lo senti, perché lasci dentro di te qualcosa che si apre per sentire questo, cosa fai quando una persona ti abbraccia piena di amore? Stai lì con un sacco di patate, probabilmente gli restituisci l'abbraccio. Per cui c'è tutta questa apertura, questa possibilità che la Sukkah ci dà di far uscire il nostro amore e la nostra unione con Dio in una maniera che da una parte ci ricorda il momento in cui ci siamo chiusi con la Kadosh Baruch Hu nella Tfilah Neilah a Yom Kippur. Solo che qui c'è una differenza, che questa unione e questo piacere dell'unione lo possiamo sentire come mentre mangiamo, mentre beviamo, mentre chiacchieriamo, mentre facciamo le cose materiali e normali nella nostra vita pratica. Per cui è già questa possibilità di prendere il tutto e tirarlo giù qui nella nostra vita. Passiamo ora a un attimo alle quattro specie, che seppure non è un obbligo per le donne, io consiglio caldamente chiunque ne ha la possibilità di fare questa mitzvah, perché è un piacere, un'emozione molto grande. Lo Hashem, anche proprio come la si fa, rappresenta un tirare giù, un far discendere tutto quello che abbiamo raggiunto
nella prima fase di Shre, le quattro specie hanno questa forza di farlo discendere giù, e dopo ci sono tutti i movimenti in cui li fai in tutte le direzioni, proprio lo espandi dappertutto, e lo riporti sempre al tuo cuore, vuol dire è pieno di cose. Conviene andare anche un po' a studiare queste cose, chi ne ha la possibilità. Però una delle spiegazioni più conosciute degli Erba Menim, delle quattro specie, è proprio l'unione che deve esistere dentro Am Israel. E in questa unione volevo oggi forse toccare un po' due di queste specie in particolare. Noi vediamo che se andiamo a vedere sappiamo che ognuno di queste, che sono il ramo di palma, i rami di mirto, il salice e il cedro, le droghe. Ora, se andiamo a vedere, sappiamo che ognuno di questi rappresenta un tipo di Am Israel, di ebreo. E sappiamo che c'è il tipo che è tutto Torah, tutto studio, il tipo che è tutto fare, mitzvot, darsi da fare, buone azioni, eccetera. E c'è poi l'etrog che li contiene tutte e due, sia la Torah completo, sia la Torah, sia le buone azioni. Poi c'è il salice che invece sembra non avere né dell'una né dell'altra. Ora, volevo parlare un attimo oggi del salice e dell'etrog e del cedro. Se noi andiamo a vedere, vediamo che le tre specie che rappresentano la Torah, le buone azioni e tutte e due insieme, sono ebrei che manifestamente sono ebrei, cioè che riconosci il loro essere ebreo, riconosci la bontà delle loro azioni, eccetera, eccetera. Il salice, non vedi niente. Nel salice cos'ha? Non ha niente. Non ha niente, e però tu sai che se non c'è il salice, è inutile che fai la brachà, è inutile che fai la mitzvah, perché non c'è la completezza. Perché da una parte dici, eh sì, per essere Am Israel unito e completo, bisogna accettare tutti, bisogna che ci sia anche quel poveraccio del salice che non ha niente. E questa è la visione nella quale si può cadere, nella serie il poveraccio del un poverino del salice che non ha niente, ma sì, prendiamolo con noi perché anche lui fa parte, anche lui. Qui invece puoi ribaltare tutta la visione, e quando in un ebreo non c'è niente di manifesto del suo ebraismo, la cosa quale diventa la cosa più manifesta? Il fatto stesso che è ebreo. E il fatto che stesso che è ebreo è perché è figlio di Avraham, Yitzhak e Jacob, è perché ha un'anima divina dentro. E questa è la sua essenza, e questo è il suo essere. È ebreo e basta, senza nessuna espressione esteriore. E quindi è in qualche modo addirittura, non dico che è più elevato, ma è più bolet. In qualche modo si enfatizza di più il centro stesso, il nucleo, l'essenza stessa. Per cui alla fine non siamo tanto noi che facciamo un piacere al poveretto, ma proprio la vicinanza di quello che consideriamo poveretto è la possibilità di avvicinarci a quello che è in effetti l'essenza stessa. E questa cosa la ritroviamo nelle halachot che guidano la scelta delle quattro specie. Ci sono halachot molto precise. Quando tu devi scegliere un etrog, ci sono quelli che impazziscono per scegliere un etrog, disposti a spendere cifre immani per avere un cedro perfetto, perché deve essere veramente perfetto.
E anche il ramo di palma, deve essere, tutte le foglie devono essere unite intorno alla mudaceda, si può dire alla colonna vertebrale, non so se si può dire, e se soltanto si dovesse aprire su in alto, non sarebbe più kasher. Questo è anche, vabbè, poi diremo anche questo, e anche il mirto deve essere scelto in modo particolare. Ogni gruppo di tre foglie deve uscire esattamente dallo stesso punto, dove sono la stessa altezza, e in se stesse, anche in se stesse, tutte queste parti di Arbata Minim rivelano motivi di unità. Come abbiamo detto, le foglie dell'ulav che devono essere tutte unite, le foglie del mirto che devono essere, partire appunto tutte dallo stesso punto e non essere una che è più alta dell'altra, e il cedro che, forse questo ne parliamo dopo perché questa è una doppia spiegazione. Adesso guardiamo un attimo, restiamo un attimo sul salice. Abbiamo visto per tre situazioni dobbiamo romperci la testa a scegliere, a stare molto attenti che siano kasher, che vanno bene, che abbiano tutti i criteri. Il salice non importa, purché sia salice. Sì, in cima deve averci tutte le foglie. Se si spoglia di tutte le foglie in cima, la cosa è più problematica. Però non importa da dove viene, in che senso? Nella Torah, quando abbiamo letto la Torah nel giorno di Sukkot e viene ricordata questa mitzvah, si parla del Arabea Nahal, il salice dei torrenti, perché l'origine di queste piante è di crescere vicino all'acqua, vicino ai fiumi, vicino ai torrenti. Uno potrebbe, abituandosi a vedere come tutte le altre specie devono essere molto precise nella loro scelta, uno può dire anche il salice, dobbiamo cercare il salice che è veramente cresciuto nel suo posto d'origine, eccetera. Invece non ha nessuna importanza, può essere cresciuto anche sotto casa tua e va benissimo, basta che appartenga alla famiglia. Cosa ti insegna questo? Vuol dire che l'ebreo che è nato e cresciuto non vicino all'acqua, e l'acqua è paragonata alla Torah, e non vicino ai suoi fratelli, che sono gli ebrei che sono stati cresciuti come ebrei, ma è cresciuto lontano da tutto questo, però è della famiglia, perché è figlio di Avram, Yitzhak e Yaakov, ha lo stesso identico valore ed è ebreo, con tutta la preziosità dell'essenza di una parte di Dio che gira per il mondo. Questo è l'ebreo e questo è il salice. Poi andatevi a leggere, casomai, perché non ve la racconto per la decima volta, una delle storie più belle che ho sentito, ma nel sito c'è, andate a vedere, della persona che si è riconosciuta come salice e cosa è successo quando si è riconosciuta come salice. È una storia accaduta, storia vera. Quindi vediamo che l'unione è unione quando non soltanto capisci che non puoi fare a meno degli altri per essere tutt'uno, ma quando capisci che ogni altro ha un sacco da darti, anche quello che a te sembra che non abbia niente, e anzi, forse collegandoti a lui riesci ad avere ancora di più. Perché ricordiamoci che tutto quello che qui giù si esprime e scende più in basso ha un'origine più elevata. Per cui quando tu ti colleghi a qualcosa di più elevato, questo collegamento ti porta anche a te a collegarti alla sua origine che è più elevata. E se andiamo a vedere un attimo adesso il cedro, abbiamo detto il cedro, quello che caratterizza nel cedro stesso il significato di unione, è il fatto che il cedro cresce durante tutto l'anno e sopporta tutte le stagioni.
Quindi è formato dall'unione di tutte le stagioni. Però qui scopriamo la cosa principale, che ci verrebbe da dire che il cedro è così bravo e così forte che riesce a sopravvivere anche al freddo dell'inverno. Invece no, ti viene spiegato che tutta la bontà del cedro è il risultato dell'utilizzo di tutte le stagioni, non perché le sopporta, ma perché ogni stagione dà al cedro qualche cosa. E questo aiuta per avere un'unione vera. Bisogna anche raggiungere un grado vero, sincero, sincero di umiltà. Non l'umiltà, ci sono tante volte diciamo no, questo non è per me, io non... spesso e volentieri è falsa umiltà. Umiltà è qualcos'altro. La umiltà del cedro è più necessaria che negli altri tipi di ebreo, perché l'ebreo che sa e vede che di essere in grado di studiare Torah, e di capire Torah anche più di altri, e anche di essere in grado di occuparsi notevolmente di mitzvot, può pensare di essere completo, di che cosa ha bisogno ancora. Quindi, come il cedro riceve da ognuno e ha bisogno di ognuno, così anche l'etrog, così anche la persona che ha studiato, che sa e che aiuta, che fa, deve sapere, deve capire che riceve. Che lui è così perché riceve da ognuno, anche dalla persona più umile, anche dalla persona più ignorante, anche da chiunque, non gli fa un piacere lui, ma riceve. Quando davanti agli altri noi ci presentiamo dentro di noi in questo modo, chiaramente l'unione che, la sensazione dell'unione che raggiungiamo è qualcosa di completamente diverso. E allora, come abbiamo detto anche prima, insomma, unione e amore sono qualcosa che diventano una cosa sola. E in questa cosa sola, quando è veramente sentita, non si può fare a meno di arrivare anche alla gioia. Ora, per concludere, facendo l'ultimo passo che ci avvicina a Simchat Torah, che fa poco, no, facciamo un passo in mezzo. La Simchat Beshoeva, dove, come tutti sanno, si dice, chiunque ha occasione di andarci, in genere le fanno dappertutto, ogni sera si spera, quando vai a 770, quando vai dal Rebbe, lì non è la sera, è tutta la notte, è qualcosa di inimmaginabile cosa succede, strade che vengono bloccate, rese disponibili solo per gli ebrei che escono per strada e saltano e ballano fino all'alba, insomma, fino quasi all'alba, qualcosa di assolutamente al di sopra delle capacità umane, anche perché poi al mattino, dopo aver dormito magari mezz'ora, vanno al mikveh, poi vanno a fare la tfilà, ricomincia la giornata e poi la sera di nuovo. Per cui è veramente uscire dalla... Adesso vedi, ogni momento mi vengono in mente altre cose, non vorrei metterne troppe, neanche saltarne. Comunque, viene detto che la gioia che si vede in questi giorni, chi non ha visto questo non l'ha mai vista in vita sua, una vera gioia. Questa era la descrizione di cosa succedeva al Beit HaMikdash, dove quando vai a leggere, sentire un po' di descrizioni, era qualcosa di folle anche lì. Ma la particolarità che viene spiegata anche dal nome Bechoeva è l'unica occasione in cui sull'altare veniva versato, dopo essere stata attinta, dell'acqua, mentre per tutto l'anno quello che succedeva era col vino, solo in questa occasione era l'acqua. Quindi hai anche qui un collegamento, a mio avviso, su quello che abbiamo visto fino ad ora, dove nell'amore, l'abbraccio di HaKadosh Baruch Hu, che non che al di sopra della logica e non distingue più fra peccatore e non peccatore, perché l'amore è al di sopra di tutto. Qui anche quando si parla del vino, nel vino che può essere paragonato allo studio della Torah, dove provi piacere perché comprendi e va benissimo, ma se arriva a un punto invece che è anche necessario, che è l'acqua. L'acqua è la cosa che non ha
sapore, è la cosa che è al di sopra, è quando ti sottometti senza metterci dentro il tuo ragionamento, ma solo perché è volontà di Hashem, e arrivi in questa strada a dei livelli estremamente più elevati. E così anche puoi guardare l'altro da questo aspetto, non sempre di dover trovare la ragione per volere bene, la ragione per qualcosa, ma collegarti all'essenza stessa della cosa, a qualcosa che è al di sopra. E questa è la Simcha Beshoeva. Ma tutto questo arriva al culmine con Simcha Torah. Dico culmine perché lì si verifica qualcosa di ancora diverso. Abbiamo fatto una scalata verso un'unità, un sentire la nostra unità con HaKadosh Baruch Hu e fra di noi. Però ancora a Sukkot questa unità è formata da comunque caratteri diversi, da tipi diversi, che si uniscono insieme. Non è ancora uno solo. L'unità che si raggiunge a Simchat Torah quando balli con i rotoli della Torah chiusi, dove non si distingue il Talmid Chacham, lo studioso, il grande studioso, dalla persona più ignorante, dove quello che si rivela è l'essenza dell'ebreo nel cerchio del ballo in cui tutti sono veramente uguali e tutti sono uno. Lì il bello dell'unità raggiunge di nuovo quel livello che noi abbiamo sentito, se vuoi, a Yom Kippur, con la differenza che a Yom Kippur lo potevamo sentire solo perché eravamo lontani dalla materialità, mentre a Simchat Torah noi possiamo sentire questo mentre beviamo, facciamo le chaim, spesso mentre ci ubriachiamo anche, e stiamo besimcha, gioia incredibile, balliamo e questa gioia a quel punto che è partita da un piacere interiore fino a diventare qualcosa che non puoi più trattenere, non puoi più trattenere, per cui i tuoi piedi vanno. A Simchat Torah, se è riuscita bene la cosa, i tuoi piedi devono andare da soli e la gioia sprizza. La conclusione di tutto è che devi prendere poi tutto questo, chiaramente, e tenertelo stretto e continuare, perché l'hai già portato nel tuo mondo materiale della vita, nel mangiare, nel bere, nelle cose tutti i giorni. Questa cosa incredibile che dentro la succa non devi studiare, non devi fare niente di particolare, devi solamente dire una brachà sul cibo e sulla mitzvah della succa, e sei completamente circondato da questa luce divina che può entrare dentro di te anche attraverso il cibo, le tue azioni normali, è veramente qualcosa di unico. La succa è una cosa unica, è speciale. E magari proprio una puntina per conclusione. Per tutto questo abbiamo ricevuto una forza particolare. Questo Shabbat era l'anniversario della scomparsa del Rebbe Amarash, del quale abbiamo parlato in passato, che il suo motto era Lechatchila Riber. Lechatchila Riber, se vi ricordate, è un'attitudine interiore in cui il tuo collegamento con la tua essenza infinita, divina, che è il tuo vero io, si pone davanti al mondo nel modo in cui il mondo non può mai costituire o essere un ostacolo per te in nessun modo, perché tu sei qui a fare un servizio divino, hai un compito e niente veramente può fermarti da questo compito. E qui torniamo a quello con cui abbiamo cominciato proprio all'inizio, anche esperienze personali, che ogni cosa può essere vista in un modo o nel suo contrario. Per cui ogni cosa, il Rebbe Amarash diceva, il mondo spiega e dice che davanti a un ostacolo in genere uno cerca di evitarlo, di passarci da sotto, e proprio quando non è possibile fare altro ci passi. Lo sorpassi, ci passi, salti sopra, ci passi da sopra. E lui dice, invece, io dico dall'inizio, fin dall'inizio, da sopra, come dire, fin dall'inizio tiriamo fuori, come la base di partenza nostra deve essere dal nostro top, dalla nostra parte divina. Quindi accanto a un lavoro graduale
che deve esistere per l'ebreo, c'è anche un altro movimento interiore che l'ebreo può rivelare dentro di sé, in cui si pone davanti al mondo da questo suo top, da questa sua parte divina, con una forza in cui niente veramente può. E questa forza è la forza di arrivare al di sopra della logica, di non farti intrappolare da ma non è possibile, ma qui ma lì, perché lo Yetzer ci gioca su questo all'infinito. Mentre quando tu non lo ascolti più e dici ma perché questa cosa dovrebbe fermarmi? Ma non esiste. Se davanti a me c'è una mitzvah, c'è un progredire, non può essere che questa cosa mi fermi. Per cui evidentemente se è arrivata, c'è un altro modo di vederla questa cosa qui e di saltarci sopra. Il racconto che vi avevo fatto anche in passato, un racconto molto materiale, era stato del Rebbe che in un'età che va dai 70 agli 80 anni, in uno di quegli anni lì, dei suoi, quando ogni anno erano abituati ad andare per fare Tashlich, a Rosh Hashanah, a cercare un laghetto con dei pesci, andavano nell'orto botanico. Un anno che pioveva dirottamente, oltretutto, hanno trovato il cancello chiuso. E tutti hanno pensato, vabbè, non si può, non si può, cerchiamo un'altra soluzione, vediamo, questa non si fa. E Rebbe ha fatto segno, ha fatto capire che stava per saltare il cancello. A quel punto hanno detto, mo cerchiamo di aiutarti, ti mettiamo sotto qualcosa. Lui Rebbe li ha fulminati con uno sguardo. A un certo punto ha preso una rincorsa e si è arrampicato ed è passato dall'altra parte. A quel punto tutti gli altri dietro. Come dire, le chatrila libera che perché qualcosa dovrebbe poterti fermare? E questa è stata una lezione pratica di cosa vuol dire le chatrila libere. E quando è tirato giù nella nostra pratica, una delle espressioni più grandi di un servizio che è improntato sul al di là della logica è il senso del Messirut Nefesh, del sacrificio. E abbiamo già detto in passato questo, però lo ripeto, Messirut Nefesh fino a un certo punto era stata la disponibilità di dare proprio la vita, come nella generazione precedente, è successo in Russia, sotto il comunismo, eccetera, sacrificio proprio essere disposti a sacrificarsi per salvare l'ebraismo. Oggi non siamo a quel punto lì, per cui dobbiamo capire qual è per ognuno di noi il vero Messirut Nefesh. Messirut Nefesh è quella cosa che ti pone a fare qualcosa che la logica non ti porterebbe a farla, che va al di là della logica. Che cos'è per noi? È quando sei davanti a una cosa che ti è difficile, ti butta giù di morale, ti rattrista, ti scoraggia, ti fa arrabbiare, tutte quelle cose che... E ci sono un milione di motivi concreti per cui ti trovi davanti a una cosa spiacevole, dura, difficile, ma non è giusto, tutto quello che ci vuoi, e i motivi sono infiniti. Tu sacrifichi tutte queste sensazioni, le prendi e le sacrifichi, autosacrificio, le sacrifichi, e ti metti a ballare e ti metti a fare gesti di gioia quando dentro ti senti all'opposto e ti metti a ridere e fai cose assolutamente opposte. Questo momento, che è proprio uno scatto interiore, una svolta interiore, dove anche se tu sembra che non è vero, esteriormente lo fai, è come proprio aprire, prendere una chiave, aprire la serratura, dove si rivela la parte più vera di te, che è quella che invece sì è piena di gioia, perché la parte vera di noi, come il neonato nasce pieno di gioia, non propriamente al momento in cui esce fuori, che magari qualcosa gli ha dato fastidio, ma dopodiché un neonato classicamente, se non ha proprio i gas nella pancia e ha mangiato, il neonato è sempre sorridente e felice, perché questa è la natura con la quale siamo stati creati. Perché questo siamo veramente noi. Tutto il resto del preoccupato, del triste, del scoraggiato, del vittima, ah, tutti a me perché, eccetera, questa è la nostra parte falsa, finta esteriore. Quando noi siamo in grado di cercare di voler sacrificare questa parte, e all'inizio lo facciamo proprio artificiosamente, è come aprire una porta e questa parte qui psh,
si sgonfia come un pallone e viene fuori il nostro vero io, e viene fuori la gioia, e la gioia di sentire il piacere vero, di sentire la nostra vera essenza collegata a Dio, e questa è la gioia vera. Bezrat Hashem, su questo canale si può lavorare, non è facile. Non è facile, ma vale la pena, penso, fare uno sforzo e lavorarci su. Qui speriamo di poter vivere tutti i momenti di questa, di queste feste nel modo più proficuo e Bezrat Hashem. Se qualcuno, magari intanto io saluto per quello che riguarda la registrazione, chi vuole restare con me e raccontare un minimo o condividere, se sarebbe molto bello.